Le donne che hanno subito e che subiscono giornalmente questo tipo di discorso, maltrattamenti, mortificazioni, parolacce e vere e proprie angherie, diventa drammatico perché tu hai praticamente il mostro in casa e questo mostro non solo tu non puoi uscire per respirare, ma lo devi tenere in casa perché c'è un problema. Io sono in cucina, sai, cara, per non prendere più calci dietro la schiena. Sono da più di un anno in cucina. E pensavo, dico, mo mi butto giù dal balcone, prendo la macchina, mi vado a schiantare perché non ho giustizia. Ci sono tre denunce e non ho giustizia. Non succede nulla. Sono una persona che sta soffrendo. È una situazione drammatica, devastante, oserei dire, perché se tieni presente che sono stata costretta aiutata a chiedere l'aiuto del centro antiviolenza perché non ce la facevo più per la situazione di violenza fisica, violenza psicologica inaudita, maltrattamenti. Da settembre sono rientrata a casa dal centro antiviolenza, l'operazione e tutte le vicissitudini il 13 dicembre. E poi dopo poco è arrivata la notizia, coronavirus, eccetera, eccetera, a febbraio. Questa fregatura che non esce il pomeriggio perché la vivevo come una liberazione quando sentivo dire dai miei figli, mamma se ne sta per andare, va a cena fuori. Oh, con il coronavirus anche questo succede, che non te ne puoi proprio liberare. Ho imparato a difendermi dalla violenza fisica, nel senso che dormo in cucina, non dormo più in camera da letto, ma è difficile potersi sottrarre alla violenza psicologica, è difficile potersi sottrarre alla provocazione, perché poi diciamoci una cosa molto francamente, dietro questi uomini ci sono problemi, non c'è normalità. Avevamo chiesto invece di allontanare lui da casa, ecco perché sono triste, perché era stato chiesto di allontanare il personaggio da qui, ma lui ha addotto come scusa il fatto che lavora, perché fa il libero professionista. Il mio primo pensiero è che devono cambiare le leggi, che già quando una donna fa una prima denuncia dovrebbero prendersene più cura di queste denunce. Vorrebbe dire alle donne che stanno nella mia condizione di non pensare mai alla morte. E quando pensi alla morte è la vita che ti sfida poi. Allora bisogna vivere la vita con coraggio, con forza e con grande, grande determinazione per rivendicare i propri diritti di essere umano. Di essere umano. Il diritto di essere trattato come